quello che riesce a fare ora il sovrumano, avrebbe perso l'abilità manuale. Sono John Hudson, capo istruttore di sopravvivenza dell'esercito britannico, terra e mare, artico, deserto e giungla. Addestro gli istruttori affinché tutti nell'esercito possano imparare. Guarderemo delle scene di sopravvivenza nell'oceano e giudicheremo quanto siano reali. Sembra finiscano in mare in verticale, nessuno sopravvive, è come colpire il cemento. Di solito negli ammaraggi aerei si cerca di fare un atterraggio controllato sull'acqua, come ha fatto Sully o Tom Hanks nell'Azzo. L'acqua scorrerà all'indietro, quindi il posto migliore per Hanks o per chiunque in un simile scenario è vicino all'uscita sopra l'ala, sempre vicino a un'uscita. Se fredda, puoi trattenere il respiro per 5 o 10 secondi. E la dose letale di acqua salata è di 1,5 litri. Se sei lontano dall'uscita su un aereo o elicottero e l'acqua fredda inizia ad entrare, tu trattieni il respiro. Ma muori, perché hai già aspirato la dose letale di acqua salata nei polmoni. La prossima volta che sei su un aereo, quando ti dicono che il salvagente è sotto il sedile, dai un'occhiata in giro e vedi se qualcuno controlla. Io lo faccio sempre, ricorda di non gonfiarlo del tutto prima di uscire da un aereo che affonda, altrimenti resterai intrappolato all'interno. Lo zampino di Hollywood, perché queste zattere di salvataggio hanno un anello debole. Se si esercita uno sforzo come questo sulla zattera, la corda si sgancia senza fare danno. Se è attaccata ad un aereo che affonda, l'aereo va giù e tu non vieni trascinato a tua volta, è design intelligente incorporato. Può trattenere il respiro perché ai tropici, ma a notte c'è una tempesta. È probabile che la temperatura dell'aria e il resto sarà un po' fredda e il mare agitato, un mix, quindi non sarà l'acqua calda ad entrare. Limiterà comunque il tempo per il quale si può trattenere il respiro. È un po' hollywoodiano questo pezzo. In quel tipo di tempesta, probabilmente il carburante non prenderebbe fuoco, ma tutto questo la rende una bella scena, davvero bella. L'aereo è atterrato con una tale forza che si è frantumato e ha preso fuoco. Nonostante ciò, abbiamo ancora un motore che pesa diverse tonnellate sopra l'acqua. Quindi giocano con il tempo e la realtà per ottenere una scena davvero brillante. Do solo 4 su 10 per il realismo. Is there anyone alive out there? Sono persone del Carpazia che cercano i sopravvissuti del Titanic. I segni di vita che si possono rilevare sono solo increspature o piccoli movimenti. Ma a questo punto le persone saranno prive di sensi. Non si sopravvive in acqua a quella temperatura per più di un'ora. La metà di noi sarebbe morta entro 45 minuti. Gli unici a sopravvivere avrebbero galleggiato su qualcosa, ma non immersi nell'acqua gelata. Il ghiaccio nei capelli è realistico. Quando facciamo esercitazioni nell'Artico, appena usciamo dal lago ghiacciato, i nostri capelli sembrano di vetro. Per sopravvivere entrambi, la migliore possibilità era salirci sopra tutti e due. Avrebbero traballato un po', ma restando fermi, e sappiamo che il mare era super calmo quella notte, quindi poteva salirci tranquillamente. Se riesci a portare le grandi arterie lontano dall'acqua, quelle femorali o sotto le ascelle intorno al collo, sopravvivrai più a lungo. Per attirare l'attenzione mentre è lì sopra, forse potrebbe trovare qualcosa da sbattere per produrre un rumore metallico. Questa soluzione sarebbe sicuramente di grande aiuto. Il pezzo dove lei salta in acqua. Gli esseri umani, non appena si immergono nell'acqua fredda, reagiscono con un'incontrollata risposta del respiro, detta respiro agonico. Quindi, il problema principale dei film hollywoodiani sulla sopravvivenza in acque fredde è che nessuno sussulta. Ne va in iperventilazione dopo l'immersione, nonostante sia del tutto incontrollabile. All'inizio non sarebbe stata in grado di nuotare. Abbiamo testato gli atleti olimpici all'Istituto di Medicina Navale su come sia la risposta a questo, e le medaglie d'oro e d'argento non ci sono riuscite. Quello che riesce a fare ora il sovrumano avrebbe perso l'abilità manuale. Non c'è alcuna possibilità di fare questo, avendo così freddo. Questo è il segnale Inuit per comunicare di avere ancora abilità manuale, ed è il motivo per cui sul fondo delle scialuppe si trovano spesso denti umani, perché è impossibile aprire i pacchetti, e quindi cercano di strapparli con i denti. E il fatto che prenda dalle labbra dell'uomo quel fischietto congelato, e poi se lo metta in bocca e fischi, è assolutamente improbabile possa accadere. Ecco perché nelle scialuppe moderne vengono dati fischietti di plastica, perché non sono così soggetti a questi problemi, riguardo sopravvivenza e salvataggio. 2 su 10. Solo un islandese che è sopravvissuto a condizioni simili, ed è un miracolo. Matt. 2 o 3 sips a day. Yeah?
Se non hai il controllo della situazione, devi cercare di trovare qualcosa che tu possa controllare, come, ad esempio, creare una piccola routine di compiti. L'eliografo è un ottimo articolo presente nella maggior parte dei kit di sopravvivenza militare. Ogni centimetro di riflettività rifletterà la luce del sole fino a circa 1,5 chilometri o 2 pollici quadrati. È efficace per più di 3 chilometri, che per le dimensioni e il peso è fenomenale. È una visione abbastanza accurata di come appaiono le persone dopo essere state esposte al sole in una scialuppa per un po'. Per prevenire si può cercare di fare ombra togliendo la maglietta e usandola come riparo. Tutte le scialuppe al giorno d'oggi hanno dei ripari per l'ombra. Vengono vesciche e bruciature, senza scorte mediche di alcun tipo. In molti hanno provato a servirsi di qualsiasi tipo di grasso. Ad esempio un soldato della Seconda Guerra Mondiale, che nel suo rapporto post-operazione, descriveva l'uso del dito e di un po' di grasso preso da dietro l'orecchio, per spalmarlo sulle labbra, ed evitare in questo modo screpolature e sanguinamento. Nelle scialuppe si catturano gli uccelli marini. Una delle cose migliori da avere come cibo di sopravvivenza è una lattina di cibo per cani o per gatti. La mangi solo se hai davvero fame. Lo stesso vale per un albatros. Per renderlo più appetibile bisogna tagliarlo a strisce sottili, cosicché si secchi asciugandosi al sole, una specie di carne secca di uccello marino. I don't think I can do it. We gotta try. Mangialo solo se pensi che non ti farà male. Se sei malato e sofferente, perdi le calorie che hai nello stomaco e il suo liquido, il che non fa altro che peggiorare la tua situazione. Ma il problema dei cibi con proteine come quelle è che serve acqua fresca per digerirli. E quello più grande dei sopravvissuti in mare è la mancanza d'acqua. Serve acqua prima del cibo. Puoi sopravvivere per settimane senza mangiare, ma non più di qualche ora al giorno sotto il sole cocente senza acqua. Quindi, se si mangiano proteine, si aggrava la disidratazione, uno dei problemi principali. Se non hai acqua, non mangiare l'albatros. È abbastanza lungo per tentare di afferrarlo dalla coda. Quello che puoi fare è dargli una bella scrollata. Se prendi uno squalo abbastanza piccolo, puoi metterlo a testa in giù. Quando li capovolgi, entrano in uno stato tonico che li fa immobilizzare. Darei un 10 su 10. È lo scenario per il quale addestriamo il nostro personale a sopravvivere in una scialuppa in mare. La scialuppa viene preparata insieme al kit di sopravvivenza dell'aereo. Rischiano molto di più loro in confronto a noi. Ma è davvero molto improbabile che i grandi squali bianchi attacchino dei mammiferi sulle rocce. Le orche lo fanno davvero, ma i grandi squali bianchi è improbabile. Cercano soltanto di riuscire a procurarsi della carne facile. E se sei su una roccia, non sei cibo facile. Non puoi battere uno squalo nel nuoto. E non dovresti nemmeno provarci. Quando gli squali attaccano, non puoi farci molto. Se sei in un gruppo, aggregatevi e cercate di stare assieme. Non iniziate a smuovere l'acqua o a fare movimenti violenti perché questo li attirerà. Dovete sembrare loro poco attraenti. E dovete apparire e comportarvi come qualcosa che non sono vezzi a mangiare. Tutto dipende dal tipo di medusa e da chissà cosa sia, ma alcune di loro sono letalmente pericolose. Se nuoti tra le meduse, lo squalo ti attaccherà sicuramente. Anche solo un morso esplorativo perché sanguini potrebbe essere sufficiente a recidere un'arteria e farti morire dissanguato. La pelle dello squalo è molto spessa, la parte più sottile è sul naso. Se avete la possibilità, e non l'avrete, se avete un'arma che forse non avrete, e volete provarci, allora sì, colpite l'area del naso. Per l'intrattenimento, 7 su 10, per il realismo, forse un 2. Non è raro che le persone vadano alla deriva e non riescano a tornare sulla terraferma. È una situazione comune di difficoltà. Uno dei primi sensi che perdi in una situazione del genere è il senso dell'umorismo che conosci nei tuoi compagni. Se hanno mai avuto una vera crisi nella loro vita per cui sarebbe ingiusto scherzarci sopra, non lo faranno. In una scialuppa, quello che puoi fare è prenderti 5 minuti. Ora, è davvero difficile se si è in due in un gommone per una sola persona. Ma se c'è un qualsiasi altro tipo di scenario, o stai zitto per 5 minuti o fai una pausa e prendi un po' di tempo libero. Per fortuna i coltelli delle scialuppe sono smussati e galleggiano, già che questa è la prossima cosa che accadrebbe. Are you talking about killing and eating me, Frank? Maybe I am. Maybe I ain't. Rum ham. Certamente, nei resoconti che ho visto di marinai britannici, se sei in una scialuppa di salvataggio e tutto diventa troppo complicato con tutti che sono molto affamati, allora uno di questi verrà mangiato.
Qui parliamo di sorteggi da scialuppa che si facevano in passato, fino anche il XVII secolo. Di solito era il giovane mozzo che veniva colpito alla testa, perché tutti gli anziani probabilmente truccavano il sorteggio, ma tiravano a sorte. Non c'è bisogno di mangiare tanto urgentemente, possiamo sopravvivere per settimane senza cibo. Quindi il cannibalismo non è poi tanto in cima alla lista. Voglio dire, quando si entra in modalità sopravvivenza, ognuno pensa per sé. Ma cos'è la modalità sopravvivenza? Non lo so, so solo che in realtà non è ognuno per sé, ma tutti insieme. Realismo 10 su 10. Questa è la maniera in cui forse reagirebbe chi non ne sa nulla e non è stato addestrato. Per liberare l'albero che sbatteva contro la barca, purtroppo si è impigliata nella vela che ora la sta trascinando a fondo. Ai piloti insegniamo ad allontanarsi dal paracadute proprio per questa ragione. Ma ci si può respirare attraverso. C'è una piccola sacca d'aria, per cui ha fatto la cosa giusta. Il nastro adesivo è davvero incredibile. Puoi riparare quasi tutto e lo trovi nei kit di sopravvivenza. Bisogna prima verificare che la superficie sia pulita e asciutta. È una giornata tranquilla. Se ci fosse umidità, l'adesivo ne risentirebbe. La prima cosa da fare è proteggersi dai pericoli, e lei l'ha fatto. La prossima è farsi soccorrere, essere localizzata in gergo militare. Sta procedendo in modo logico e fa le cose giuste per cercare di essere salvata. Solo più tardi, quando riuscirà ad inviare un messaggio di aiuto, si preoccuperà di cibo e acqua. Quello che si fa è lanciare una cima se sono coscienti, ma se sono incoscienti o lontani e non riusciamo a tirare la cima, allora la legheremo a qualcuno, proprio come fa lei. Quindi quello che lei fa è proprio quello che noi insegniamo a fare, ma non ha un salvagente addosso e per questo la rimprovererei. Tirare fuori qualcuno dall'acqua è un lavoro duro. Se hai un ausilio al galleggiamento, quello che puoi fare è semimergere il corpo, che ti aiuterà a restare in alto. Ma con una barca a sponde alte, o relativamente alte, come quella, è davvero difficile. L'altro problema dei recuperi in acqua è che molti non conoscono la compressione idrostatica e il collasso post-salvataggio. Priorità alle opzioni di sopravvivenza. Protezione, localizzazione dell'acqua e cibo, do 10 su 10. Cosa si può fare in questa situazione? Se c'è un'onda enorme che arriva direttamente sulla barca, non c'è molto che si possa fare. Il motivo per cui accelera è lo stesso per cui lo si fa quando si surfa attraverso un'onda. Si va più veloci per superarla prima che si infranga. Questo possono fare, ma posto e momento sono sbagliati. Non puoi girare la barca in tempo se l'onda sta arrivando tanto velocemente. Se ti trovi di lato ad essa la barca cadrà e si distruggerà. Puoi provare a superarla, ma quella barca non è concepita per la velocità. Allora potresti attivare un segnalatore di posizione di emergenza, che trasmette via satellite le tue coordinate. Avere uno di quelli addosso, una tuta di sopravvivenza, un salvagente. E se la barca o il peschereccio diventa insostenibile perché il mare è troppo grosso, guarda in cima al ponte, quella tanica bianca è una zattera di salvataggio. Anche quando le onde sono molto grandi, non assomigliano a questa. Ma esistono e ci sono diverse teorie su cosa le crea. Per lo più, le si vede nella regione sudafricana, dove è presente una corrente antartica fredda che sale e incontra l'acqua più calda, creando in questo modo questo tipo di onde enormi che in passato spezzavano in due le navi. È un 10 su 10. C'è un istituto per marinai che si occupa delle famiglie di coloro che spariscono in mare. È un ambiente molto duro. È un tipico scenario in cui ci si mette nei guai. Ogni anno finiscono in mare circa 300 o 400 container che galleggiano vicino alla superficie. Non si può mai sapere, specialmente di notte. Ha senso? Quando le cose si bagnano con acqua salata questa evapora, come accade lì, e si formano dei piccoli cristalli di sale. Controlla i suoi strumenti di comunicazione e lavandoli con acqua dolce si libera dei cristalli di sale che possono impedirne il funzionamento. Li asciuga al sole e usa poca acqua. Fa attenzione nel dosarla. Questo dovrebbe bastare per far funzionare di nuovo un telefono satellitare e possiamo dire che lo è dall'antenna. E se funziona, anche se un po' alla MacGyver, può chiamare aiuto. Se sei stato su una scialuppa anche solo per poche ore, saprai che è scomodo. Se ci sei stato per ore, giorni, settimane, mesi, è terribile e si arriva allo stremo delle forze. In questa scena qui, quello che Robert Redford sta cercando di fare è generare un po' di luce, ma è difficile di notte, alla luce della luna, e quello che può fare è prendere uno specchio e rifletterla.
ma è difficile sull'acqua perché ci sono le onde e le increspature che già lo fanno. Allora, Robert prova ad accendere un piccolo fuoco contenuto nella sua zattera, ma è pericoloso. Di solito, le persone che sono a corto di materiale pirotecnico urlano e gridano, ma non si può essere uditi in mare aperto. Quello che avrebbe potuto fare era mettere in valigia dei dispositivi pirotecnici, oppure anche un bengala, che è un ottimo strumento per queste situazioni. Non è per nulla raro che le persone debbano prendere questo tipo di decisioni di vita o morte davvero critiche. Ed è una situazione da tutto o niente se non funziona. C'è un aneddoto dalla Groenlandia durante la guerra. Tre aviatori americani bloccati sulla costa diedero fuoco alle loro giacche calde in inverno, perché sapevano che se qualcuno avesse visto il fuoco sarebbero stati salvati, e se non lo avessero fatto sarebbero morti congelati. Dal punto di vista del realismo, per la scena in cui Robert Redford fa un piccolo fuoco e brucia l'intero gommone, il realismo è da 9. Un sacco di gommoni e scialuppe di salvataggio hanno dei piccoli manuali al loro interno. E questo che vedete qui è uno dei diagrammi standard che vedrai in esso. Come ad esempio le correnti oceaniche, il tempo e dove ti porterà l'acqua. So che è tutta una metafora, ma sarebbe possibile trainare una scialuppa di metallo stando su un ammasso di remi e giubbotti di salvataggio. C'è chi è sopravvissuto a situazioni peggiori. Comunque è ingegnoso, i triangoli sono una delle strutture più forti che si possano fare. Riduce al minimo la quantità di nodi ed elasticità in mare. Establish a strict schedule for eating, keeping watch and getting rest. Ben detto, stabilire una routine è fondamentale. Puoi percepire il passare del tempo guardando il movimento del sole. Se metti il braccio così, e questo è lo stesso per tutti perché le nostre mani e braccia hanno la giusta proporzione, questi sono 10 gradi, cioè poco meno di un'ora. Il sole si muove di 15 gradi in un'ora. La durata del movimento, tra l'alba e il tramonto, dipende ovviamente dal periodo dell'anno. Quindi si può tenere traccia del tempo. Do not drink urine or sea water. Esatto, non farlo. Ascoltate, lo dico a tutti. In realtà ti fa morire più in fretta, perché se bevi acqua salata, aggravi il problema della disidratazione. Above all, don't lose hope. Da fanatico di sopravvivenza, dico che non devi mai tagliare il metallo con il coltello. Non farei altro che consumare la lama. Al vicino Imperial War Museum c'è una nave anglosassone di cui abbiamo parlato che ha delle tacche incise sul cannone, a indicare per quanto tempo sono sopravvissuti in mare. Perdi il conto se non hai un diario di bordo, e la carta si consuma e rovina. Quindi, consiglio sempre di tenere un filo mentale di tutto quello che succede. Bene, voto 8 o 9. Grazie per la visione, se vi è piaciuto cliccate qui.